Sì, dopo lo scorso campionato in cui la squadra ha fatto grandi cose, c'è un po' di rammarico per come è andata a finire. Normale, c'è un po' di delusione, ma siamo pronti a ripartire con la stessa voglia dell'anno scorso. Ma guarda, dopo la partita con la Samp non ho visto neanche la finale perché ero molto deluso e non mi andava di vedere festeggiare gli altri e andare in Serie A, quindi sicuramente quell'occasione nel finale di doppia con Valeri e Sansone, sicuramente me la ricordo benissimo. Vabbè, la voglia sicuramente ci sarà, ancora è presto perché abbiamo appena iniziato, siamo appena all'inizio, quindi è presto per vedere qualche risultato, però sicuramente la voglia di riscatto c'è. Utilizziamo il ritiro per ritornare in forma, per conoscerci soprattutto, perché ci sono ragazzi che sono tornati ai prestiti, ragazzi nuovi, quindi dobbiamo un po' compattarci, un po' conoscerci, un po' giocare insieme in modo da oliare bene i meccanismi che vuole il mister. Sì, spero quest'anno di rimanere un anno intero qui perché è 2 stagioni che spezzo il campionato e quindi vado via, quindi spero di rimanere qui, partire alla grande insieme alla squadra e fare un buon campionato. Dobbiamo voltare pagina riguardo alla stagione scorsa, come ci ha detto il mister il primo giorno, ed ha ragione, perché l'anno scorso è andato, ormai dobbiamo pensare a questa stagione e a fare ancora meglio. Ah, delusione mia, come penso da parte di tutti, perché dopo aver fatto un campionato così, vabbè che sono arrivato a gennaio, i ragazzi già prima di me avevano fatto molto bene, però arrivare a 80 punti, terzi in classifica e poi vedere sfumare l'occasione di andare in Serie A, un po' rode, però mai capitolo chiuso, si guarda avanti. No, i miei propositi sono sempre gli stessi, insomma, io lavoro, mi metto a disposizione del mister, dei compagni, della squadra e poi quello che di buono viene, meglio, insomma. Una piazza tranquilla, comunque voglio dire, uno le motivazioni se le deve comunque cercare dentro. Ho sempre detto il campionato di Serie B, anche se è una piazza tranquilla, comunque prima delle partite un po' di tensione c'è sempre, per cui va bene così. Mister Di Francesco si è presentata la squadra, ci ha fatto subito vedere, insomma, quello che vuole, come vuole impostare il gioco. Poi adesso stiamo lavorando molto sulla parte fisica, abbiamo fatto i test, eccetera. Poi magari nel corso del ritiro si sapranno ancora più cose. Ho sempre giocato con la difesa 4, ho sempre giocato esterno basso, destro. Solo negli ultimi 2 anni, un po' ad Ascoli, poi qua con Pea, facevo il quinto di centrocampo, però no, va bene. Sono contento di essere tornato a Sassuolo dopo, insomma, una bella esperienza per me i primi 6 mesi, poi sono stati dei problemi e ho fatto un'altra esperienza che mi è servita tanto. E sono contento di tornare, spero di rimanere e vediamo un po' di fare un bel campionato come quello dell'anno passato, magari sempre con un profilo umile, comunque partendo dal basso, perché non è mai facile confermarsi e ripetersi dopo un'annata positiva. E ritrovo i miei compagni, sono sempre i soliti dell'anno scorso e quindi sono contento di essere qua. No, noi innanzitutto siamo un gran gruppo, un bel gruppo, quindi questo è l'importante. Ho ritrovato lo stesso gruppo l'anno scorso. Partiamo con i presupposti dell'anno scorso, con la voglia di far bene, l'umiltà e la voglia di comunque giocarci giorno per giorno, ogni partita alla grande. E niente, io sono qua ovviamente per mettermi in gioco un'altra volta come ho fatto l'anno scorso. C'era magari Consolini, non so, così, e non ho problemi a giocarmi il posto da nessuna parte. Quindi vengo qua sicuramente per giocarmela e per far bene insieme a tutta la squadra, ovviamente.